Racconto di Natale. Il dottor Bonanfan cercava e ricercava nella memoria, ripetendo sottovoce un ricordo di Natale, un ricordo di Natale. All'improvviso esclamò Ma sicuro che ne ho uno. È anche molto strano. Una storia straordinaria. Ho veduto un miracolo. Sì, signore mie. Un miracolo. Un miracolo nella notte di Natale Vi meravigliarete a sentir parlare in questo modo uno come me che non crede quasi a niente. Eppure ho veduto un miracolo, l'ho visto con questi occhi, ve l'assicuro. Se mi ha stupito molto, dirai di no, perché io, anche se non credo in quello che credete voi, credo nella fede e so che essa smuove le montagne. Potrei citarvi molti esempi, ma... Non vorrei correre il rischio di diminuire l'effetto della mia storia. Per prima cosa vi confesserò che, se non sono stato del tutto convinto e convertito da quanto ho veduto, pure sono rimasto molto turbato. E voglio quindi provare a raccontare il fatto candidamente, quasi fosse un credulone, come un alverniate. A quell'epoca ero medico condotto e abitavo nel paese di Rolleville, al centro della Normandia. Quell'anno l'inverno fu terribile. La neve arrivò sin dalla fine di novembre, preceduta da una settimana di gelate. In lontananza si vedevano le grosse nuvole nere provenienti dal settentrione, quando iniziò la candida pioggia di fiocchi. Tutta la pianura fu ricoperta in una sola notte. Le fattorie rinserrate attorno alle aie quadrate, dietro la cortina dei grandi alberi imbiancati dal nevischio, Sembravano essersi assopite sotto il cumulo di quella spuma fitta e leggera. Nessun rumore nella campagna immobile, soltanto i corvi a stormi tracciavano nel cielo dei lunghi ricami, cercando invano qualcosa da mangiare, precipitandoci tutti insieme sui campi lividi e sforacchiando la neve coi grossi becchi. Si udiva solamente il fruscio confuso e continuo di quel polverio gelato che cadeva senza sosta durò per otto giorni interi. Poi quella valanga di neve finì. La terra aveva addosso un mantello, spesso e alto più di un metro e mezzo. Nelle tre settimane seguenti il cielo, limpido di giorno come un cristallo azzurrino, seminato durante la notte di stelle, che si sarebbero dette di brina, tanto era freddo quell'ampio spazio, si stendeva sulla coltre compatta, dura e luccicante delle nevi. La pianura, le siepi, gli olmi dei recinti, tutto sembrava morto, ucciso dal freddo. Negli uomini né le bestie uscivano più all'aperto, soltanto i comignoli dei casolari, incorniciati di bianco, rivelavano una vita nascosta con esili fili di fumo che salivano dritti nell'aria gelida. Ogni tanto gli alberi scricchiolavano come se i loro arti lignei si stessero spezzando sotto la corteccia qualche volta un grosso ramo si staccava e cadeva al suolo. Il gelo invincibile aveva reso come pietra la linfa e troncato le fibre. Le case, sparpagliate tra i campi, sembravano lontane cento miglia tra loro. Ognuno viveva come poteva. Io da solo tentavo di andare a visitare i clienti più vicini, correndo il rischio continuo di rimanere sepolto in qualche buca. A un certo punto mi resi conto che un terrore misterioso primeva il paese. La gente pensava che un flagello simile non fosse normale. Dicevano di sentire nella notte degli acuti sibili, delle grida. Grida e sibili venivano di certo dagli uccelli migratori che viaggiavano al crepuscolo e che si allontanavano in gran numero verso il sud. Ma non si riesce a far ragionare chi ha paura. Le menti erano tenebrate dallo spavento e tutti si attendevano a qualche evento straordinario. La fucina di Mastro Vatinel era situata alla fine della frazione di Apivin, sulla strada maestra, in quel momento deserta e invisibile. Poiché mancava il pane, il fabbro decise di andare in paese. Rimase per qualche ora a chiacchierare nelle sei case che formavano il centro dell'abitato. Prese il pane, le notizie e parte del terrore che si era diffuso nella campagna. Si rimise in cammino prima che annotasse. A un tratto, mentre camminava lungo una sepe, gli sembrò di vedere un uovo sulla neve. Sì, un uovo, poggiato proprio lì, bianco come tutto il resto. Si sì, chinò, no? sì, ed era proprio un uovo. Da dove veniva? Quale gallina aveva mai potuto uscire dal pollaio per andare a deporre? L'uovo in quel posto. Il fabbro si stupì, non capiva. A ogni modo, raccolse l'uovo e lo portò a sua moglie. Tieni, moglie. Ecco un uovo che ho trovato per la strada. La donna scosse la testa. Un uovo per la strada. Con questo tempaccio. Ah, ho belle capito. Sei sbronzo. Ma no. Era sotto una siepe ancora caldo. Mica gelato. Eccolo qui. Me lo sono messo sul petto per non farlo raffreddare. Te lo mangerai a cena. L'uovo fu immerso nella pentola in cui borbottava la zuppa, e il fabbro cominciò a raccontare quanto dicevano in giro. Pallidissima la donna lo ascoltava. Certo che li ho sentiti, i fischi, la notte scorsa. Mi pareva proprio che uscissero dal camino. Si misero a tavola, mangiarono per prima cosa la zuppa, poi, mentre il marito imburrava il pane, la donna prese l'uovo e lo sogguardò con aria diffidente se ci fosse qualcosa dentro quest'uovo. Che cosa vuoi che ci sia? E che ne so io. Via, mangialo e non far la scema. Lei tolse il guscio all'uovo. Era come tutti gli altri, eppure freschissimo. Cominciò a mangiarlo con esitazione. Assaggiava, lo lasciava lì, lo riprendeva. Il marito disse, allora, di che sa quell'uovo? Lei non rispose e finì di trangugiarlo. Poi, all'improvviso, piantò sul marito due occhi sbarrati, stralunati, sbigottiti. Alzò le braccia torcendole e presa da convulsioni in tutto il corpo, si rotolò a terra con urla spaventose. Si dibatté tra spasimi atroci per tutta la notte, scossa da fremiti terrificanti, sconvolta da orrendi crampi. Incapace di reggerla, il fabbro fu costretto a legarla. Lei non smetteva di urlare con voce inesauribile: C'è dentro, dentro! mi chiamarono il giorno seguente ordinai tutti i calmanti conosciuti senza ottenere alcun risultato era impazzita allora nonostante l'ostacolo della neve alta con rapidità incredibile corse da una fattoria all'altra quella strana notizia la moglie del fabbro è indemoniata accorrevano da ogni parte ma non avevano il coraggio di entrare nella casa Ascoltavano a distanza le urla tremende emesse da una voce tanto forte che non sembrava appartenere ad una creatura umana. Fu avvisato il parroco del paese, era un vecchio prete ingenuo. Si precipitò, dopo essersi messa la cotta come se avesse dovuto somministrare il sacramento a un moribondo, e con le mani tese recitò le formule esorcistiche mentre quattro uomini tenevano ferma sul letto la donna, che sbavava e si contorceva. Ma il demonio non fu scacciato, e arrivò a Natale senza che il tempo mutasse. La mattina della vigilia il prete venne a trovarmi, disse Vorrei far assistere quella disgraziata alla funzione di questa notte. Forse Dio farà un miracolo per lei, nella stessa ora in cui egli nacque da una donna. Rispose il parroco, Vi approvo in pieno, signor curato. Se la mente di lei rimarrà colpita dalla cerimonia e niente può esserci di più adatto a commuoverla, forse potrà essere salvata senza altre cure. Il vecchio prete mormorò: Voi, dottore, non siete credente, ma mi aiuterete, vero? Volete occuparvi del modo di farla arrivare in chiesa? I promisi mi aiuto. Scese la sera, poi la notte. La campana della chiesa cominciò a suonare, mandando la sua voce triste nello spazio buio. Sulla distesa candida e gelata delle nevi. Esseri scuri arrivavano lentamente a gruppetti docili al richiamo bronzio del campanile. La luna illuminava tutto il paesaggio con la luce scialba e viva e rendeva più visibile la pallida desolazione dei campi. Presi con me quattro uomini robusti e andammo alla fucina. L'endemoniata si guitava ad urlare, legata al letto. La vestimmo decentemente, nonostante la sua tenace resistenza, e la portammo fuori. La chiesa, illuminata e fredda, era piena di gente. I cantori emettevano note uniformi. Il serpentone russava, il campanello del chierico tintinnava, regolando i movimenti dei fedeli. Chiusi la donna e i suoi custodi nella cucina della canonica e mi misi ad aspettare un momento opportuno. Scelsi l'attimo immediatamente seguente alla comunione. Tutti i contadini, uomini e donne, avevano ricevuto il loro Dio per placarne la severità. Mentre il sacerdote era arrivato alla conclusione del mistero divino, incombeva un gran silenzio. A un mio ordine venne riaperta la porta e i miei quattro aiutanti introdussero la demente. Appena vide le luci, la gente inginocchiata, l'altare con le fiamme dei ceri e il tabernacolo dorato, Prese a dibattersi con una violenza tale che per poco non ci sfuggiva e gettò strilli tanto acuti da far serpeggiare un brivido di spavento dentro la chiesa. Tutti alzarono la testa e alcuni scapparono. Non sembrava nemmeno più una donna, contratta, contorta tra le nostre mani, col volto tutto una grinza e gli occhi della follia. La trascinammo sino agli scalini dell'altare e la tenemmo a forza accucciata sul pavimento. Il prete s'era alzato in piedi, aspettava. Quando vide che era ferma, prese in mano lo stensorio, circondato da aurei raggi con la bianca ostia al centro. Poi, facendo qualche passo avanti, se lo alzò a braccia tese sopra la testa e lo offrì agli occhi sbarrati della donna endemoniata. Lei, lo sguardo fisso a quell'oggetto raggiante, continuava ad urlare. Il prete era talmente immobile da sembrare una statua. Restarono così per molto, moltissimo tempo. Sembrava che la donna non riuscisse più ad abbassare lo sguardo, che gli occhi fossero rimasti inchiodati sull'ostia. Gemeva solamente, e il suo corpo perdeva progressivamente di rigidezza, afflosciandosi. La gente era tutta prosternata, fronte a terra. In quel momento, l'indemoniata alzava e abbassava rapidamente le palpebre, come se non riuscisse a sostenere il peso dello sguardo del suo dio era muta adesso ed un tratto mi accorsi che aveva chiuso gli occhi dormiva come una sonnambula ipnotizzata chiedo scusa vinta dalla costante contemplazione dell'ostensorio dai raggi d'oro prostrata da Cristo vittorioso la portarono via priva di sensi mentre il prete risaliva sull'altare i presenti intonarono sconvolti un tedeum di ringraziamento la moglie del fabbro dormì per 40 ore di seguito e si svegliò senza alcun ricordo, né dell'ossessione né della liberazione. Ecco, signore mie, il miracolo che ho visto. Il dottor Bonanfin tacque, poi aggiunse con un tono contrariato. Non ho potuto rifiutarmi di farne un'attestazione scritta.